Partiamo dal primo dato purtroppo drammatico per la Calabria, che ormai in questa emergenza atavica sul sistema sanitario, l'emergenza del Covid ha fatto venire fuori in maniera traumatica. Traumatica sia per noi che ricopriamo ruoli istituzionali, sia per la popolazione che purtroppo si rende conto dell'abbandono in cui versa il territorio. Ecco, ci terrei a precisare che purtroppo il commissariamento da parte del Ministero ha tolto praticamente le competenze alla Regione Calabria, e inoltre per quanto riguarda il nuovo governo regionale a guida del compianto presidente Santelli, c'era in cantiere un nuovo modo di approcciarsi alla struttura commissariale, quindi una forma di collaborazione, una voglia di mettere in campo delle azioni atte a far comprendere anche al governo centrale che la Calabria aveva intenzione di rialzare la testa senza esimersi da eventuali responsabilità. La prematura scomparsa del presidente ha messo fine a questo sogno. Più volte avevamo condiviso ciò che lei stava portando in giunta per l'approvazione, la riorganizzazione del sistema ospedaliero calabrese, che avrebbe poi condiviso con la struttura commissariale, facendo comprendere l'importanza dei presidi sanitari sui territori, compreso l'Alto Tirreno Cosentino, compreso Praia Mare, Cetraro, Paola, senza creare spaccature sociali, senza creare guerriglie che ancora oggi purtroppo devo dire una parte della politica vorrebbe stimolare, perché ormai è inutile che ci nascondiamo, si è in campagna elettorale. Poi c'è chi la campagna elettorale la affronta con serenità perché non ha nulla da nascondere, c'è chi invece deve fare lo showman, ed è questa la cosa più triste che sto rilevando in questi giorni, sia nelle sedute di consiglio regionale sia all'esterno. Qualcuno che registra video senza controparte alcuna e racconta favole, chiacchiere che invece nascondono una responsabilità ben più ampia e ben più rilevante. In particolare io ci terrei a precisare che oggi il governo nazionale è un governo nazionale a doppia trazione politica PD 5 Stelle. Non perché a me interessi trovare il capro espiatorio, assolutamente no. Però è giusto in un'operazione di verità invitare anche questi partiti e quindi i dirigenti nazionali a spiegare perché la Calabria si trova in queste condizioni.